pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Università degli Studi di Salerno, presso il campus di Baronissi, dove ha sede la Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha ospitato questa mattina nell'aula Guido Sodano, l'ultima chicca dell'Ateneo in termini di didattica multimediale, un interessante dibattito che ha visto al tavolo dei relatori il rettore Tommasetti, ma anche medici, professori universitari, dirigenti scolastici e giuristi, con un obiettivo ambizioso: far emergere dal dibattito non semplicemente una riflessione culturale, ma una proposta operativa che, mettendo insieme più soggetti, possa offrire delle risposte concrete. Un pool di esperti che metteranno a disposizione di studenti e docenti le loro competenze per raccogliere segnali, intercettare disagio e mettere a punto interventi precoci a contrasto degli abusi o dei maltrattamenti nei confronti di minori o, più in generale, contro la violenza intrafamiliare. Diciamo che noi più che questo non è un evento celebrativo, è un evento che vuole cercare di dare una risposta rispetto a questo problema e che la vuole dare attraverso un doppio momento, cioè il momento culturale ma anche un momento operativo. Che cosa voglio dire? Noi in questa giornata annunceremo un progetto che consiste nella sensibilizzazione dei futuri medici rispetto al tema della violenza di genere, a cui seguirà un intervento di formazione con le scuole che stanno costituendo una rete e dando poi ai soggetti che vivono questo problema, quindi le scuole innanzitutto, un supporto, perché noi abbiamo nell'ambito del Dipartimento di Medicina le competenze, psicologi, neuropsichiatri infantili, ginecologi, pediatri, eccetera, per poter fare in modo che chi vive e deve affrontare questo problema possa avere un riferimento a cui rivolgersi. Come diceva il dottor Capunzo, non è soltanto una riflessione di tipo culturale, oggi nell'ambito di questo incontro si cerca di dare anche una risposta operativa nella quale le scuole hanno un compito fondamentale con questa, diciamo, sottoscrizione di protocollo di collaborazione. Io direi decisivo, infatti la scuola che rappresento sarà capofila di questa rete interistituzionale dove si mettono insieme tutte le diverse esperienze, le diverse competenze per fare degli interventi concreti sul territorio, comuni, enti, associazioni, università, tutti quanti insieme per dare una risposta concreta e autentica. La Regione Campania, rappresentata dall'assessore alla formazione e pari opportunità Chiara Marciani, ha visto tra i partecipanti anche Cesare Romano, il garante dell'autorità per l'infanzia e l'adolescenza, che ha espresso parole di elogio per il progetto presentato. Io questa la trovo un'iniziativa interessantissima, l'università che scende in strada sulle problematiche della gente, degli insegnanti, dei bambini, e degli stessi studenti, perché questa è un'iniziativa che ha un ampio raggio, sia per quanto riguarda una formazione agli studenti di medicina, sia per quanto riguarda una formazione agli insegnanti delle scuole secondarie. Per cui noi abbiamo aderito come ufficio del garante e nella mia persona ovviamente per il massimo sostegno e collaborazione, sia per quanto riguarda la formazione, sia per quanto riguarda l'eventuale apertura di uno sportello che possa essere di ausilio sia alla cittadinanza sia agli operatori.